ingredienti per fare una nazione democratica sono una bandiera, una costituzione, un manifesto storico, un libro, una squadra di calcio, un piatto tipico, una televisione, un paio di monumenti e una spruzzatina di partiti politici. Adesso riprendiamo la serietà e presentiamo i nostri ospiti dopo l'introduzione anche plateale e teatrale di Davide Maria Carmelo. Abbiamo il maestro Mimmo Bertoni, che è chitarrista e si fa l'applauso anche da sé. L'autore del libro Noi quei della quarta sponda, Ugo Passanisi di Augusta. L'avvocato Elio Salerno, che è stato con noi nella volta precedente e che abbiamo interrotto perché appuntate, lo mandiamo in onda, questo racconto dell'avvocato Salerno, mitico, nel senso proprio che racconta il mito, vuol dire racconto. E abbiamo Nunzio Lore che ci aiuta a disturbare, si fa per dire, gli ospiti, ma è giusto una... Ci proviamo. Manuel Mangano, un giovanissimo liceale di Augusta, che sta allestendo una mostra fotografica a quattro terzi, cioè un'associazione che ha messo su un circolo, proprio anche fisicamente, come del resto noi siamo qui, nel piccolo dell'associazione Teatro Stabile di Augusta, e noi ringraziamo per questa ospitalità. Allora, siccome siamo l'altra volta fermati con l'avvocato Salerno, stavamo parlando di uno schiaffo, se non sbaglio, mi pare che eravamo rimasti così, non lo schiaffo al Papa Bonifacio VIII, quel famoso, famigerato schiaffo di Anagni, perché siamo fermati, abbiamo parlato della calata della tela, la calata della tela che ha suscitato molto interesse, soprattutto fra i giovani che non conoscevano, o comunque fra quelli che non ricordavano, e in questi giorni abbiamo anche appreso attraverso la stampa che addirittura ad Augusta vogliono resuscitare una tradizione che da un secolo non si era mai sentito dire, cioè la processione del Cristo risorto. Grazie alla generosità di un nostro concittadino, di Augusta venezuelano, italo-venezuelano, Elio Cannavò, che ha regalato la statua alla Chiesa Madre di Augusta, la statua del Cristo risorto, che dovrebbe essere portata in processione domenica di Pasqua. Benissimo. Allora, questa è una tradizione che viene imposta così, senza un collegamento, intanto, e poi magari vediamo di parlare del famoso schiaffo. Vediamo. La questione del Cristo risorto è un fatto riesumare. Dopo un secolo? Oltre un secolo. Perché? Ha senso questo? Ha senso? Potrebbe avere senso. Bisogna vedere l'angolazione prospettica da dove si vede. Il discorso è questo. Quando le leggi eversive spogliarono tutti i conventi e altre istituzioni religiose, perché dopo il 1870, che cosa avvenne? Lo Stato si impadronì praticamente dei beni degli ecclesiastici, i conventi. Un convento di San Domenico diventava scuola, o quello dei carabinieri che del Carmine, e così via di sé. In via Sifone sono i finanzieri. Ci sono i finanzieri, quindi praticamente occuparono tutte quelle istituzioni, fabbriche, costruzioni che erano state adoperate dai monaci. Con questo fatto della Unità d'Italia, i domenicani lasciarono Augusta. E che cosa accadde? Si distrusse praticamente la confraternita di Maria Santissima del Rosario, che aveva, siccome era fatta dai domenicani, aveva luogo a San Domenico. Questa confraternita che cosa faceva? Faceva tutto quello che facevano le altre confraternite, come voi sapete e rivedrete in questi giorni. Tutto era legato a che cosa? Alle 40 ore che venivano officiate nella Chiesa Madre a partire dalla Domenica delle Palme, lunedì, martedì e mercoledì, 10 ore al giorno di esposizione eucaristica. Tra queste confraternite c'era magari quella del Rosario.
i monaci se ne andarono e finì anche questa processione. Perché le altre processioni che voi vedrete, e delle quali avete già conoscenza, che cosa avevano le altre confraternite? Che cosa avevano come simbolo? Un santo, la Madonna dell'Idria, la Madonna dell'Annunziata, la cena. Ogni confraternita, cioè, aveva... c'erano i falegnami, i fuluari, sì, e così esatto. Via. I fuluari avevano l'Annunziata, no? Sì, signore. I falegnami avevano San Giuseppe. San Giuseppe, infatti, perché poi il padrono San Giuseppe, essendo falegname, sì, secondo sì. La tradizione evangelica. La cena aveva riferimento alla matrice, aveva là la sua sede ed era frequentata dai cosiddetti non campagnoli, massari. Non mi sovveniva, perché i campagnoli avevano invece la loro sede di riferimento nella chiesa dell'Idria, allora esistente all'angolo di via Sifonia con via Epicarmo con via Roma. Tutte queste confraternite con la guerra poi sono scomparse, ma sono state riesumate. Quella della che ha incuriosito non solo il professore Caso, ma ha incuriosito un po' tutto, ma perché dopo 100 anni si riprende? Direi nulla a questo io. Perché? Cioè, nessun problema, dice lei, dopo un secolo. Sì. Perché, mi perdoni, la domanda è questa, le tradizioni hanno un senso perché la gente segue, sin da ragazzini, ci siamo abituati, ma tutto a un tratto, dopo un secolo, si riprende, lei ha detto riesumare come un cadavere, sì, no? Si riporta alla luce una tradizione che non c'è, e poi da parte di chi? Di una confraternita che non c'è in questo caso? Sì. La confraternita non c'è. Però, e quindi... C'è. Si riprende qualcosa per cui i cittadini, mentre per esempio, e poi magari domandiamo anche questo, molti giovani si domandano perché abbiamo due processioni il Venerdì Santo, no, una la mattina e una la sera, del Cristo morto, che è una cosa singolare, probabilmente Nunzio che di Palermo, tutti gli altri sono di Augusta, non so se fra il pubblico c'è qualcuno di fuori, perciò mi sembra singolare, ad Augusta abbiamo due processioni dell'unico Cristo morto, che ovviamente l'unico, non poteva esserci altro. Allora la domanda è questa, ha veramente senso questa risumazione di una tradizione di cui abbiamo perso completamente la memoria, tranne qualcuno? No, io dico, perché è vero creare questo presupposto di ma perché c'era, non c'era, ora perché? Tutto si può riprendere. Se entra in un fatto panoramico della storia della città. Se per esempio, l'esempio è banale, se per esempio abbiamo un castello, non quello nostro, qualsiasi fosse, una chiesa distrutta o della quale rimangono ruderi e poi a un certo punto viene l'idea la casa dei Cavalieri di Malta, senza parlare di Parrini, sì. È vero, la casa dei Cavalieri di Malta. Cioè la ricetta viene chiamata così, la ricetta. E allora si può ricostruire, si può rimettere a posto. Non c'è niente di nuovo sotto il sole, diceva uno. Nel subsole, no, sì, la Bibbia lo ricorda. Allora potremmo riprendere anche la corsa dei cavalli. Lei se la ricorda la corsa dei cavalli? Certo, Mimmo, tu te la ricordi la corsa dei cavalli? Manuel no, perché è giovanissimo. Vagamente, perché c'era la via transennata dai dubbi innocenti. C'era la corsa dei cavalli che aveva una sua caratteristica, era graziosa, la sua valenza, abitava tutto il popolo. A Tripoli c'era la corsa dei cavalli? No, non c'era. C'era il Gran Premio di Tripoli. Il Gran Premio di Tripoli, ma era automobilistico. Questo per dire che volendo potremmo anche ripristinare la corsa, no, dei cavalli. A Palermo la fanno la corsa dei cavalli, quella abusiva. Quella
quella abusiva la fanno. Però non penso che non la possono fare più in via Principe Umberto. Siccome i cavalli montano le scarpe di ferro sulle piastrelle che sono di... Però, scusate, scivolano. La fanno. Ma è terra battuta, No, ci mettono la sabbia, la terra, la mettono. Quindi... Ecco, bisognerebbe un po' tenere in considerazione il rispetto degli animali che vanno un po'... Perché si scivolava, qualche cavallo si faceva male. Allora, vediamo, nulla questo riguardo alla resumazione della... processione del Cristo risorto dopo tanto tempo, oltre un secolo, e il Cristo invece morto, due processioni. Dobbiamo chiarire questo, non diciamo enigma, due confraterni, giusto? Lei però mi deve lasciare parlare. Ah, va bene, prego. Perché se interrompo, come fanno la televisione, i nostri politici e tutti i manager che dirigono, la cosa si rovina. No, io stavo facendo un racconto. Benissimo. E allora, avevo cominciato col dire che c'erano le 40 ore, domenica, delle Palme, lunedì, martedì e mercoledì, le confraternite della città, che nel 1800 erano 22, che è un'associazione religiosa, i consolati, tutte, vivevano così, non è che c'erano partiti politici allora. Allora, praticamente queste 48 ore venivano da tutte le confraternite a turno, le quali vestivano un abito penitenziale che è quello che noi ordinariamente chiamiamo dei babbalucchi. Questo abito penitenziale, babbalucchi, qui ad Augusta babbalucchi. Vabbè, il termine forse poi il nostro autore passionismo ci aiuta, mammalucchi, che deriva dall'arabo. Va bene, attraverso lo spagnolo, eccetera. Professore, mi scusi se la interrompo, poi mi deve togliere una curiosità. Perché ad Augusta è l'unico posto della Sicilia dove ci sono 28 chiese? È una cosa che mi sono sempre chiesto e mai nessuno mi ha dato una risposta. 28 chiese. Della Sicilia. Se tu vai a Gallipoli in Puglia, stiamo parlando della Sicilia, che c'è da Gallipoli in Puglia. Dice che ci sono 28 chiese ad Augusta. Ma altrove, no, vedi che Mimmo sicuramente intendeva dire come mai. Maria è fuori della telecamera, però suggerisce un nodo. Ma forse Mimmo intendeva dire come mai un paese così piccolo così piccolo, ma a Gallipoli ce ne sono anche assai. Gallipoli, parlando della Sicilia, Gallipoli è in Puglia, è sempre un paese piccolo. Non facciamo incavolare la povera Salerno. No, io non mi arrabbio, semplicemente vedo che le interruzioni mi fanno male, perché siccome io non sono un genio e non so costruire letteratura, a un certo punto mi interrompete, io poi per doppio. No, non lo vedo. No. La figura di Ingarnaluare, cretino. No, non è vero, avanti. Con l'aggiunta dei 91 anni. No, non c'è, questo pericolo non c'è. Mimmo, state muto, eh. Allora. Praticamente, ognuno andava con le proprie insegne. Quindi San Giuseppe con San Giuseppe, Annunziata con l'Annunziata, però... I marsi erano divisi nelle varie categorie. San Giuseppe, muratori, prima falegnami e poi muratori. L'Annunziata, i foloari. I marittimi, abbiamo detto. Foloari da Feluga, perché adoperavano quelle che noi chiamiamo mattecane, quindi piccole imbarcazioni, erano tutte associate con l'Annunziata. Fra gli operai, le classi, i ceti operai, c'era magari delle scarpare, ma quella delle scarpare faceva parte a sé, in quanto era allocata nella chiesa di Gesù e Maria, oggi distrutta dalle bombe del 43. E quindi chi erano i scarpari? Praticamente i ciabattini. E chi dice allora fabbricavano scarpe in proprio, mestieri modesti, ed erano tutti pellai, tutti in quella confraternita. Poi c'erano la confraternita dei Vastassi, che era quella di San Lorenzo. Ne abbiamo parlato la volta scorsa. Va bene. C'erano loro presenti la volta scorsa. Vabbè, ma... Rispolveriamo. Rispolveriamo. Vabbè, ma è una puntata questa diversa da quell'altra. Abbiamo il pubblico diverso, ma... Non è la stessa, questa è un'altra puntata, professor. Sì, lo so. Stiamo continuando. Che avevamo interrotto. Giusto. E che viene interrotto tuttavia. E non facciamo apposta. Ma lei allora mi ha
chiamato per farmi fare una mano a fuoco. No, no. Mi interrompe sempre. È vero, professore, io l'ascolto con interesse. L'ascolto con interesse. Ma stai muto. E allora, che cosa succedeva? Che la chiesa di San Giuseppe, rispondo al suo quesito, la chiesa in particolare aveva un culto che guardava il Cristo dalla nascita alla morte. Se voi infatti accedete alla chiesa di San Giuseppe, vedete che guardando l'altare maggiore, sul lato di sinistra c'è un nicchione dove è riposto il Cristo morto. Sulla destra c'è un presepio, quindi l'alfa e l'omega del percorso del Cristo sulla terra. E allora aveva una sua significazione. Era necessario quindi, secondo l'idea, non peregrina dei comprati della chiesa di San Giuseppe, dice, ma andiamoci, usciamo il martedì santo col simulacro piccolino, quello di... però il venerdì singolarmente vorremmo apparire, ma come comparite viaggi il venerdì santo dove è abolita ogni partecipazione statuaria di sante o di madonne eccetera? No, lasciamo stare. E allora come fai? Hanno inventato, diciamo così, una cosa: la confraternita dei frati di San Giuseppe fa il giro dei sepolcri, cosiddetti sepolcri, ma non sono sepolcri, sono altari dove singolarmente nelle singole chiese o parrocchie si celebra, si solennizza l'Eucaristia. Praticamente questo è. E neanche, siccome abbiamo anche questa venerazione, abbiamo il culto del Cristo morto, la facciamo magari la mattina, che non è liturgica, è semplicemente una cosa che si fa ad Augusta, probabilmente la faranno magari nel nostro paese. Anche lì siamo particolari. Però è al di fuori dell'ambito della liturgia, perché la vera processione liturgica del Cristo morto è che della sera, se non che le influenze malefiche ora che ci sono, tutto il mondo è fatto così, altrimenti non potremmo vivere, fossimo tutti vero un'aggregazione di pecorume, invece no, ne ause. Allora, vanno pensate un Cristo dei poveri perché che gli erano massi, e un Cristo dei ricchi, quello della sera, perché ma quali erano questi ricchi? Quali erano? C'erano un poco di impiegato del municipio, ma pochi mai c'è scuola. Ah, questi erano? Questi erano? Non c'erano il circo dei cosetti dei nobili, il circo l'Unione. Professore, oggi non c'è bisogno. Oggi potrebbe uscire solo il paese Cristo dei poveri. Vabbè, ma ricchi. Su due su. Ricchi e poveri è un altro gruppo. Bravo, ma ti faccio diventare un centro. Ricchi e poveri. Cavaliere di Malta. Allora. Cavaliere di Malta che c'è? Centro. Dai, il centro di Malta. Ah, sì. Praticamente, quindi, si è in un certo senso, sotto un profilo politico premeditato e studiato, bisogna fare, creare una spaccatura, perché altrimenti come si campa la pace? Ecco, appunto. La pace non può essere universale e indeterminata nel tempo, si deve distruggere ogni tanto, e si cerca una scusa per fare una guerra. Questo è il discorso. Ma professore, scusi, questo solo ad Augusta? Ma tu sei il disturbatore? No, dico solo ad Augusta. Per favore, accompagnatelo fuori. Le due processioni. Quello che sta dicendo lei solo ad Augusta, no, in particolare. A Caltanissetta fanno una processione. Sì, vabbè, ma lì... Enne, sì. No, il fatto del Cristo del povero e quello di questo era, ha spiegato qual è la razza. No, così vorrei capire che allora dico i problemi di Augusto non sono nati da anni fa, avevamo già nel 1800. Certo. Avevamo già nel 1800 problemi Augusto. Va bene, allora. Io direi per spezzare un poco, visto che Mimmo ha questa... No, aspetta, ora non c'è un altro. Prima desidero che la parola concluda, perché sennò poi si incazza con me. Non sono di facile. No, vabbè. Arrabbiatura, no? Me la prendo così. Giusto, un po' di con leggerezza. Poi chi ascolta tutto sommato può avere spunti
di una certa Letizia, perché di giusto, casa giusto, sto peso, sto mattone. Bene, benissimo. Che fare un discorso di questa maniera, per una serata sana, e diventa un mattone. Da fastidio. Giri. Allora, finiamo. E praticamente si è risolto questo problema, si è giustificato, si è fatto capire che le processioni sono distinte e separate. Anche dal punto di vista liturgico, nel senso che chi dalla mattina è la visita che fanno i confrati di San Giuseppe ai sepolcri, che non sono sepolcri, ma come abbiamo detto, raffigurano, rappresentano, solennizzano l'istituzione del e probabilmente questa idea del sepolcro è venuta fuori proprio perché immediatamente dopo il venerdì c'è la ricorrenza del Cristo morto e allora è stato anticipato, cioè andiamo a vedere i sepolcri, probabilmente è dovuto a questo, perché poi c'è l'anticipazione della morte del Cristo, così comunemente, volgarmente diciamo, improprio. Certamente improprio, va bene, allora abbiamo sanato questa tra di noi, dalla nostra coscienza, questa un piccolo flash. Questa diciamo aporia, quasi una aporia. Va bene. Allora, siccome noi abbiamo un ospite giovanissimo, andiamo alla processione, quella abolita per la soppressione, allora. La soppressione della confraternita della Madonna del Rosario. Però nulla questo se una cosa viene riassumata nel bene. Ricostruire, se per esempio qui si potesse fare, dico come idea generale, la ricostruzione delle vespe siciliane, perché furono coinvolte anche lì. Qui che c'erano i francesi e ustanesi. E ustanesi. Dove? Col castello. Certo. I vespe siciliani. Qui furono. 31 marzo 1000. 1232. Potremmo benissimo. Potremmo fare una cosa. Lo suggeriamo. Stiamo lanciando una proposta. La suggeriamo, così facciamo anche, possiamo anche una fiction. Possiamo realizzare una fiction e potremmo anche addirittura vincere un premio, chi lo sa. Nel 1800 siamo tornati a 1200. Anche Mimmo Bertoni, forse meno, Mimmo Bertoni che perché sennò siamo passati 600 anni in Federico. Questa è una rappresentazione, come in fondo alla messa è una rappresentazione. Va bene, allora io stop un attimo, modo serio. Abbiamo Manuel Mangano, abbiamo detto che è giovanissimo e sono due poli, quindi il polo della giovinezza e della saggezza. Maturità notturna. Allora, Manuel Mangano deve andarsene, anche ci lascia perché sta allestendo una mostra, lo abbiamo detto, nei locali di Quattro Terzi, una situazione benemerita, l'abbiamo ricordato, abbiamo avuto anche ospiti qui, il rappresentante, il direttore artistico Marco Sanseverino, e anche Gara Tamburini. Allora, Manuel, si parla di Settimana Santa. Stai per esporre le tue fotografie, ma hai pensato alla Settimana Santa l'anno scorso, nel senso hai scattato foto che testimoniano queste tradizioni, o qual è il tema della tua mostra? Il tema della mia mostra è essenzialmente la semplicità, la considerazione. Su Augusta? Non in particolare, però insomma è anche allargata ad Augusta, perché molte volte noi vivendo in questa città e passiamo, insomma, durante il tempo della strada. Il tempo della strada è una frase semplice che diciamo spesso, sai, sto arrivando. Il tema della mostra. Sì, il titolo è il tempo della strada. Sto arrivando il tempo della strada. Questo tempo della strada, però, noi spesso non prendiamo in considerazione delle cose molto semplici, che spesso sono delle cose bellissime. Insomma, fermiamoci un attimo a guardiamoci attorno. Diciamo, caspita, ma quanto sono belle le cose che ci circondano. E in queste foto possiamo cogliere... Scusa, sì. Quanto sono belle le cose che ci circondano? Sì. Certo, se facciamo un giro per...
Vabbè, ma siamo tutti da maschi, maschi un po' anzianotti in verità, diciamo. Però l'altro giorno, la prima puntata, diciamo, ufficiale, abbiamo avuto anche belle ragazze. Vabbè, abbiamo fatto oggi una puntata pilota, questa è la terza puntata ufficiale, professore, abbiamo avuto belle ragazze. Professore, con lei sta parlando. Professore, con lei sta parlando. Maschi e femmine. Tutte le ragazze a casa che mi confondo. Va bene. Dovete invitare, quando non c'è il nodo. Va bene. Del, certamente, del certamente. Ma poi sono anche belle ragazze, non li siamo a vedere, non sono illuminate. In platea, sono dietro, infatti, sono in platea. Va bene. Ammucciate, sì, ammucciate. Soprattutto c'è Cristina che è ammucciata. Non si vede, Cristina è ammucciata. Allora, non interrompiamo Manuel che deve andarsene. Sì, quindi da queste foto potremmo cogliere tranquillamente il magico che c'è nella semplicità. Ah, il magico, beh. Sì. Perché davvero non ci accorgiamo troppo spesso di cose fantastiche. La mostra è dal 12 al 16 aprile, tutti i giorni dalle 18 alle 21, giorno 12 alle 18 ci sarà l'inaugurazione, quindi domani. Vabbè, noi stiamo registrando, vabbè, sì, sabato, ecco, 12, sì, sabato 12. Il luogo è l'associazione 4 terzi, al primo piano, via Vinci, di un Lomberto vecchio 210. Stabile, via Vinci Lomberto, vicino al Palazzo Vinci, se non ricordo sì, male, sì, insomma sì, lì sì, vicino siamo. E va bene. Insomma, quindi tutti invitati naturalmente. Sì, rispetto. Mi sardo, sì, quanti sì anni hai, Manuel? 15 anni, giorno 12, 16. Ah, e allora siamo a posto. 16, allora inaugura la mostra e festeggia il compleanno. Sì. Il tempo della strada, poi ricorda un film di Fellini, che era La strada. La strada. Un bellissimo film di Fellini. Professore, ha capito, professore. La cronologia. Professore, 15 anni, professore Roselli. Sì, domani 16. 15 anni, ragazzi. Ma domani 16 ne fa. Ah, mai 16, 16, 15, un sus. No, no, ancora 15. Guarda, ancora mio, domani sei, compie, sì, che ha finito un giro. Domani ha finito un giro. Sei a Rieti anche tu? A Rieti. Io dopo domani. Per cui. Va bene, allora dopo domani, allora visto qua proprio festeggiamo i compleanni, avvocato lei. Quello... Allora un tanti auguri glielo possiamo cantare, sì, tanti... con questo... la chitarra, un tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri a te con la chitarra. Ah, fare tanti auguri. Ogni tanto parla qualche cosa. Voglio... Ecco, no, ora lo... Ah. Ecco, così facciamo. Tanti auguri dobbiamo cantare tutti. Oppure diciamo, certo, perché sei un bravo ragazzo. Allora, così, alla chitarra Mimmo Bertoni. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri a Manuel, tanti auguri a me. Ecco. Bene. Se fosse stato siciliano, gli auguri così. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Sto facendo gli auguri in siciliano. Beh, in siciliano non è. Ah, perché c'è la musica, il siciliano, era la musica, pensavo, era un bluff questo. Io pensavo che era di Taranto, la tarantella. Di Taranto, tarantella. No, Manuel, allora questo magico della semplicità, vogliamo spiegarlo in due parole? Sì. Attraverso la fotografia, certo, è una visione, ma sì, cosa hai colto attraverso l'obiettivo? Non per esempio, un esempio banale, anche se... I soggetti magari... Sì, per esempio, sì. Una tavolozza, insomma, per dipingere, non so, in gergo, ecco, come... Sì, la tavolozza. Sì, insomma, la tavolozza con dei colori. Quindi sono a colori queste foto? Abbiamo 9 foto bianco e nero, ecco, e 8 foto a colori. In genere, 17. I fotografi amano il bianco e nero, no? Sì, 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 infatti abbiamo un'area dedicata proprio a questo. In particolare, sì, fotografo, giusto, ci sono... molte foto di bambini, ah, ecco, sì, perché comunque nella loro semplicità riescono a trasmettere anche loro qualcosa di magico, qualcosa di molto intenso e puro soprattutto. Bene, allora dobbiamo invitare il pubblico ad andare a vedere questa mostra di questo nostro giovanissimo talento, e noi stiamo dicendo anche da tempo che valorizziamo i talenti di Augusto, e questa è anche una... così uno show proprio, no? Oltre ai talenti giovani anche ai talenti anziani, poi dopo ci rivolgiamo a Ugo Passanisi, che è stato un è un autore di un libro importante, è stato fuori per tanti anni, poi è tornato, adesso poi ne parliamo, va bene Manuel? Allora ci congediamo, sì, con un aforisma di Davide Maria Carmelo. Un tempo si utilizzavano rullini da 12 o 24 e dopo qualche giorno si osservava l'album in famiglia e con gli amici. Adesso si scattano 400 foto ed istantaneamente si condividono sui social network regalando una celere e raffazzonata occhiata.
Ah, cede la frazione, va bene, così veloce. Va bene, allora parliamo di libri, quindi adesso dobbiamo per forza sentire il nostro autore Ugo Bassanisi, che ha scritto questo libro, che è un libro secondo me importante, interessante per la nostra storia, la nostra cultura, la nostra memoria storica. Ma quindi il professore è augustano, giusto? Sì, sì, Ugo Bassanisi, sì. Bassanisi è un cognome di Augusta. Scusa, ma non lo sa perché è di Palermo. Sì. C'è scritto qua memoria di un africano? Sì, poi ve lo spiegherò. Poi magari lo spiego, sì. Chi ha l'occhio acuto, è un osservatore, l'aquila, non un balpone. Se lei mi mette la copertina così in bella vista... Non è un aquilone, è un aquilone. Che diciamo la mia famiglia è di origine augustana. Certo. Io sono nato in Africa, in Libia invece. Ah. Quando la Libia in realtà era soltanto un'espressione geografica, la Cirenaica e la Tripolitania, due, e poi sono... furono fuse in questa espressione Libia per riallacciarsi alla infatti Libia. Infatti perché Libia prima indicava tutta l'Africa, Libia non esisteva, non esisteva come stato, come stato, infatti. E allora, cosa ha spinto il professore a scrivere questo libro? Cosa mi ha spinto l'età. Perché come dico alla fine della prefazione di questo libro, quando si raggiunge una certa età si viene voglia di sedersi, voltarsi indietro a guardare un po' il proprio passato, per raccontare intanto a se stessi e poi ai propri figli, ai nipoti, agli amici, un po' della propria storia personale, che nel mio caso si riallaccia alla storia di un gruppo di abbastanza numeroso, di famiglie italiane, che agli inizi del Novecento, 1911, qualcuna anche prima, si trasferirono in Libia, di rimpettaia della nostra Sicilia, nella speranza di poter costruire lì un avvenire migliore per se stessi e per i propri figli. Un'impresa coloniale, insomma. Un'impresa coloniale. Si voleva il posto al sole, secondo una certa teoria. Le motivazioni sono state diverse, sono state politiche, storiche, ma si voleva anche trovare un posto dove poter arginare quell'emorragia di persone, che specialmente meridionali, siciliani, calabresi e veneti, che a decine di migliaia emigravano in America. In quegli anni, cioè i primi del Novecento, la Francia si era impadronita del Marocco e dell'Algeria e si impadronì anche della Tunisia. E la cosa diede molto fastidio all'Italia, che era appena uscita dal processo unitario, perché in Tunisia esisteva una grossa comunità italiana e noi ambivamo a diventare proprietari di quel territorio. Gli inglesi a loro volta si erano impadroniti dell'Egitto, avevano stabilito il loro protettorato sull'Egitto. Restava questo territorio che era praticamente veniva definito come vilayat, cioè non vere e proprie province, possedimenti dell'impero turco. Che da secoli erano abbandonati a se stessi, perché non avevano mai attribuito nessuna importanza a questi territori. E non lo attribuiva nessuno l'importanza a questi territori, perché in realtà la Libia era uno scatolone di sabbia, così venne definito. È stato poi il lavoro degli italiani in 30 anni a fertilizzare quelle terre, a scavare pozzi artesiani, a creare concessioni agricole, a creare strade, a creare intere città. Dove non c'era niente, non c'era assolutamente niente. Un po' come hanno fatto gli israeliani quando sono andati e hanno realizzato con i kibbutzim, hanno proprio fatto fiorire il deserto in Israele. C'era poi il timore che della Libia si impadronisse la Germania. La Germania che era l'unico territorio diciamo ancora indipendente in Africa, era questo territorio libico, e il timore era che si stabilisse la Germania con la Francia da una parte in Tunisia, l'Inghilterra in Egitto, e quindi decidemmo, d'accordo anche con le altre province, con le altre nazioni europee naturalmente, di andare a occupare questo territorio, e andammo così nel 1911 nella speranza di trovare lì la quarta sponda, cioè la quarta sponda d'Italia, uno sfogo per la nostra immigrazione, un territorio dove poter mandare la nostra manodopera in esubero. Scusi, e così infatti il libro è intitolato
noi quelli della quarta sponda, quarta proprio sponda, così. Perché noi italiani, Ugo Passeri sono di loro. Essendo l'Italia una penisola circondata per tre lati dal mare, questa era la quarta, sponda. Infatti il regime fascista fece della Tripolitania e della Cirenaica due province metropolitane. Nel 1938 la Libia fu dichiarata provincia metropolitana, come fosse stato territorio italiano, metropolitano nazionale, divisa in quattro province, Tripoli, Bengasi, Misurata e Derna. Erano le quattro province metropolitane. D'altronde c'erano le scuole italiane. Lei ha fatto il liceo scientifico italiano. Sì, io ho fatto una parte del mio corso di studi qui ad Augusta, perché quando poi è scoppiata la guerra siamo venuti in Italia e prima di poter ritornare in Libia siamo tornati ad Augusta, che è il paese di origine della mia famiglia. E quindi io ho fatto qui il quarto, il quinto ginnasio e il primo liceo classico, che era una sezione staccata del gargallo di Siracusa. E fui compagno di Zeo Salerno, del fratello di Roberto Tringali, di Tullio Marcon, di Armando Intrepido e tanti altri che purtroppo... Tutti quelli giovani come Giorgio. Non ci sono più. Salutiamo Armando Intrepido, allora, mio professore. Allora, devo dire, io devo averla citata, io allora non l'ho citata. No. Nel libretto che ho pubblicato non c'è. E io mi sono offeso. Bisogna correggere. Perché io non c'è davvero in quel libretto. Non c'è il mio nome. Dobbiamo correggere. C'erano tutti Marconi e gli altri. Sì. Ma io li ho presi dei documenti in archivio al liceo. Sì, certo. Evidentemente. Vabbè, una svista non importante. Vabbè. Comunque sia. Quindi poi nel 1946, dopo la fine della guerra, avventurosamente, come racconto nel mio libro, siamo tornati in Libia. Perché dico avventurosamente? Perché era proibito agli italiani che durante la guerra erano sfollati in Italia di rientrare. Gli inglesi non lo ammettevano. E siamo tornati con le stesse barche con cui adesso vengono qui in Italia. Lo stesso sistema. Ecco, ora possiamo domandare cosa prova Ugo Passeri di fronte a queste ondate di migrazione. Io questa povera gente che corre questi rischi mortali, la capisco, la capisco, perché quello che loro vivono oggi io l'ho vissuto sulla mia pelle. Allora la colpa è nostra, professore, prima ci siamo andati noi là. Sì. Allora se loro vengono qua hanno ragione. Sì. E siamo tornati nell'illusione. Il colonnello Gheddafi poi... Siamo tornati nell'illusione di poter riallacciare nuovamente la nostra storia dove l'avevamo interrotta a causa della guerra. E invece poi gli avvenimenti politici sono stati diversi. Perché nel 69 Gheddafi prese il potere, certo, spodestando Idris. Poi ci fu la pressione degli inglesi che volevano impadronirsi dalla Cirenaica, i francesi volevano il Fezzan, gli americani volevano la Tripolitania, se non i russi. Comunque poi l'ONU decise di dare l'indipendenza alla Libia. Naturalmente questo processo, una volta avviato, non si è potuto più arrestare. E la Libia è diventata uno Stato indipendente. E tutto questo, sia pure per grandi linee, ma con grande correttezza e precisione storica, è descritto qui ed è una storia che si intreccia tra quella della comunità italiana e quella del paese dove questa comunità si era stabilita, non per sfruttare la gente, non per sfruttare miniere, non per cercare l'oro, ma per trovare soltanto un posto dove andare a lavorare, a vivere. Questa è una cosa un po' curiosa, perché in effetti potremmo anche domandarci, ma perché non si lavorava qui in Sicilia, che era una regione già povera? Abbiamo dovuto fare ricorso alla cassa per il Mezzogiorno, alla regione siciliana autonoma. Come mai, scusi, che la Sicilia era povera? Siamo dovuti andare nel deserto libico e farlo diventare fertile, costruire città ex novo e in qualche modo anche fare i padroni, perché certo, anche noi abbiamo le nostre colpe come italiani. Non vogliamo fare riferimento agli Ascari, insomma, alla Somalia, però in definitiva noi abbiamo le nostre responsabilità di colonizzatori, come hanno però anche bisogna rapportarsi ai tempi comunque. Sì, certo, c'è cioè, sempre contestualmente tutta l'Europa era colonialista, certo, allora certo. Quindi diciamo che le nostre erano colpe che si potevano
condividere con gli altri. Condividere con le altre nazioni. Ma come mai la Sicilia non veniva? Ecco, e questo io mi sono chiesto tante volte, perché in Libia noi abbiamo speso fior di capitali. Infatti. Lo Stato italiano, per fare creare questo Stato moderno in Libia, si è dissanguato. Abbiamo speso, abbiamo costruito villaggi agricoli, autostrade, cattedrali, città intere. Tutti i soldi che se si fossero spesi nel meridione d'Italia, non dico solo in Sicilia, ma anche in Calabria, Sicilia, nel meridione in genere, oggi il meridione si troverebbe sicuramente in una situazione molto diversa da quella in cui si trova. Ma non solo, ancora tutt'oggi paghiamo le accise della guerra in Libia, con la benzina. Ancora sì, perché poi una volta che tu metti l'accisa e poi non la devono più, uno rimane ucciso grazie all'accisa, a causa dell'accisa. Rimane ucciso per questo, per questo ci dicono che siamo africani, diciamo così, ecco, diciamo che in questo libro c'è la storia della mia famiglia che si intreccia un po', una famiglia di gente di Augusta, sì, perché si parte da qui, no? Il papà vinse un concorso, diciamo, un concorso di ispettore della dogana e fu trasferito. L'ho letto buona parte. Ma considerando che l'età avanza, caro Giorgio, perché non pensi di scrivere anche tu un libro sull'Africa? No, non so, fai qualcosa, scrivi qualcosa, per esempio, per quanto riguarda Augusta. Però devo avere il permesso della Borgo Salerno, magari inizi dalla Borgata. Perché lei è un maestro e quindi dobbiamo, però ora lì, no, maestro è stato, adesso parliamo di una cosa e vediamo se riusciamo a riprendere il discorso. Abbiamo cominciato la settimana scorsa e poi abbiamo accennato prima. Cos'è successo? Uno schiaffo è stato dato a Elio Salerno, perché notiziario storico di Augusta. Appunto Giulio Marconi insieme a Elio Salerno ed altri fondarono un notiziario storico grazie a una commissione che poi fu chiamata comunale 1967. Quindi vedete quanti anni sono passati. Questa commissione ha prodotto un notiziario storico, no, 30, fino ad oggi 32 volumi, 32 volumi belli che sono belli consistenti. Dove si parla appunto tutte le cose di Augusta, di tutto in pratica, no? È la piccola enciclopedia di Augusta, no? Se mi è consentito, senza gloriare me stesso, devo dire che molti studenti universitari attingono sì, a questi, perché sono ricerche che abbiamo fatto noi. Infatti, benissimo. Le abbiamo curate con molta passione, tanto che a un certo punto, 1965, istituzione della Commissione Storia Patria, 67, a distanza di 2 anni abbiamo fatto la prima pubblicazione e così via, 1970, istituzione meglio ancora, del Museo Civico, che oggi non sappiamo se c'è o se non c'è. Forse non c'è. Perché? Va bene. Possiamo fare una sosta un attimo, lei nel frattempo lasciamo anche il pubblico con questa domanda, perché ora però non facciamo vedere la pubblicità, perché mi dice il regista che pubblicità non ce n'è, io direi allora a questo punto, poi mi consentite, direi di fare suonare l'impaziente, certo, Mimmo Bertoni, e appunto... Perché adesso è impaziente. Ma avete invitato? Devo giusto, ma sei impaziente. Devo dire la mia. Tu sei un paziente che non ha pazienza. Che paziente sei? Scusa, considerando che fino adesso abbiamo riesumato alcune cose vecchie antiche, perché non cerchiamo di ha un repertorio, una canzone bellissima, qualcosa di nuovo, siccome il professore ha fatto un purpurì di cultura augustana, io posso fare un purpurì di cultura di musica. Va bene, d'accordo. Diciamo che ho voluto capire da dove nascesse la musica siciliana, che poi alla fine sembra musica araba, e quindi ho tirato fuori un flamenco misto tra flamenco turco, canteionde spagnolo, turco napoletano, canteionde seguria
che è poi stato il grande Garcia Lorca, che ha trasformato questo stile di pittura e di vita in musica. La pittura, vedete, Lorca ha scritto versi e poi tragedie. Un grande pianista, un po' come Franco Battiato, un po' arabo. 1800, il grande De Burri. Vabbè, dai, forza. Professore. Qua Bertoni, guardate che non è soltanto un chitarrista che avete visto la prova che ha dato, è anche un gastronomo, infatti ho visto il ballo pieno anche lui, come me, avanza mia fatti capanna. Ma si vede. E si vede, vero? E poi, lui ascolta musica e spaghetti. Devo dare l'esempio, professore, devo dare l'esempio. Già, ecco, stiamo tutti, bravo, Pugo Passeri ha detto, degno re del padre, che era un pittore e un gastronomo. E noi dobbiamo fare un programma, inviare musica e spaghetti. Una cosa volevo musica ricordare. E spaghetti. Abbiamo concordato, dove è il sì, musica, professore. Musica e spaghetti. Nel 1972 il professore Elio Salerno scrisse un libro sulla storia di Brucoli e dintorni della vecchia Trotolo, un'antica colonia greca, di cui guarda che era mente sana. Anche di cui il libro è raffigurato in disegni da mio papà. Sì. Vabbè. A proposito di libro, scusa Mimmo, allora io volevo fare una domandina prima di cedere di nuovo la parola all'avvocato Elio. Questo libro, abbiamo noi ad Augusto un problema, vero? Diciamolo pure, chissà perché gli edicolanti non hanno forse voglia di guadagnare, nel senso che il libro ha un suo prezzo e però poi sul prezzo di copertina, normalmente, lo dico per cognizione di causa, coloro che vendono, cioè i librai, i edicolanti, hanno il 30% di agio, viaggio. Cioè sul 12 euro, il libro costa 12 euro, un volume, no, di un certo spessore, con foto, eccetera, hanno il 30%. Chissà perché c'è gente che, non lo so, lo mettono lì, non lo fanno vedere, ma non hanno interesse a vendere.
Che senso è del commercio ad Augusta? Io l'ho portato alla libreria. La libreria non è un edicolante, un negozio che vende libri. Li ho pregati, mettetelo in vetrina. Tanto sono un autore locale. Certo, giusto. Se che suscita giusto. Non sono riuscito a farlo mettere in vetrina. Nemmeno io. Guarda, quindi siamo quattro copie. Siamo tutti e due uguali. E malgrado. Almeno io. Io l'ho detto tu, mettetelo in vetrina. Meno male. Professore, ma lei mi scusi, lei ha messo qua la vetrina da Augusta? Come dice? Nella vetrina qua da Augusta? Sì. Nemo profeta in patria, lei la mette in Tunisia, no, in Libia. Sì, no, esatto. Però lei... scusa, lei che tutti sanno come passanese qui, magari Giorgio Nemo Caso profeta, lo sa. Lei la prova a mettere in patria quando si vendono. Ad esempio, quando io ho visto il libro di Davide Maria Carmelo Ortisi, ho detto, ma quello, Davide Maria Carmelo. Non lo conoscevo Davide Maria Carmelo. Però c'è una piccola differenza, che Passanese è un nome tipicamente ecco, augustano. Questo è stato il fatto. E quindi dovrebbe suscitare perlomeno in qualche modo, dice, ma quello è chiesto, giustamente. Io ho scritto due libri di poesia, Le porte del tramonto nel 1990 e Le porte del tramonto 2 nel 92. Sono ancora vetrina, lì. Non l'hanno messo. Sono ancora in vetrina. Ancora in vetrina? Sono ancora in vetrina. E il libro in vetrina, non era donna in vetrina. E questo è il guai, vedi? Tu Simone, si mette la fibra in vetrina, viene subito. Io di solito vado... Nelle messo in vetrina questo? Sì. Nelle, vado nelle Feltrinelli e nel reparto filosofia. C'è. Esco il libro e lo metto così, in vista. Perché... Ma non solo non lo vendono gli edicolanti. Ma non ho trovato neanche un editore. Questo libro è autoprodotto. Questo è normale, quasi normale. E anche sono case editrici che hanno... entrare nel circuito degli autori è difficilissimo, è problematico. E anche lì, vi dico una cosa, anche lì a volte, poi se uno non trova un interesse per poterlo vedere, o non è già un nome affermato, per esempio ci sono scrittori affermati che pubblicano anche sciocchezze, per non dire una sua parola, no? E però siccome l'autore è affermato, già vende a scatola chiusa, e mai ti danno tutto. Va bene. Ma se tu non vai a finire in galera, se tu scrivi un libro per vendere, devi stare in galera. Magari anche questo, succede anche questo. Succede anche questo. Infatti, se l'autore ora, ad esempio, oggi hanno fatto vedere in TV la tirata della scarpa a Hillary Clinton in America, no? E qualcuno ha ricordato che c'è stato un giornalista arabo che trova la scarpa a Bush anni fa. Ora questo giornalista è diventato famosissimo, celeberrimo, ben pagato, strapagato. Ho detto a mia moglie stamattina, magari ci do la scarpa io a qualcuno, chi lo sa. Ma, no, a lei l'arresto. Guardate che non ho detto vero, non era per farvi ridere, ho detto a mia moglie, chissà, se ci do una scarpa forse magari, non dico come a Bruno Vespa, ma mi finisci. Se per me magari un barro di perché chi se lo vabbè. Domani mattina tutti a tirare no, perché di stare ha ragione Mimmo, qua tutti i poveri stiamo diventando. C'è chi si è fatto tirare anche le statuette. Già, vero, bello, però facciamo politica qui, stai attento, non a fare politica. No, politica no. Berlusconi. Scusate se mi esprimo in vernacolo, ma perché fino ad ora che mi ha fatto? No, fino ad ora abbiamo fatto, no, ma non sta. Abbiamo fatto Renzo Sconi qua, no? No. Vabbè, allora no, torniamo allo schiaffo aereo Salerno. Vogliamo chiedere questo schiaffo, come è andata? Come è andata? Lei, però io devo essere obiettivo. Non la interrompo. No, devo essere obiettivo e sono sinceramente obiettivo. Istituita la Commissione di Storia del Padre, l'ho accennato poco fa. Siamo arrivati al 1970, istituzione del Museo Civico. Io mi sono interessato per il recupero di molto materiale che era in parte conservato nelle varie chiese, perché la fonte principale è quella. E allora avevo recuperato alcune lastre tombali che erano nella chiesa di San Giuseppe, di San del Carmine. Dove c'erano tombe dei Palumbo, di Calderon della Barca, non quello della nostra. Un altro Calderon della Barca, un ramo cadetto. E di Antonio Cortada, che alla fine del Settecento era stato governatore della Piazza Forte. Li ho recuperati. Padre Ruggeri, questo che cosa accadde? Perché Padre Ruggeri ebbe l'intenzione
rifacciamo tutto il pavimento, sì, perché era molto logoro. Carmelo Ligieri, quindi, giusto? Carmelo Ligieri. Sì. Facciamo una cosa, togliamo e facciamo il pavimento, ma sta lapide. Quasi Carmelo, facciamo una cosa, me le date le lapidi. E infatti ne recuperai due, perché quella che riguardava la famiglia dei Palumbo, evidentemente c'erano eredi qua ancora di quella famiglia, e quindi sennò, dalla chiesa del Carmine non esce, in quanto che allora con una nota dell'archidiocese di Siracusa la famiglia Palumbo fu autorizzata a mantenere, a creare una propria sepoltura nella chiesa del Carmine. Ah, sì. Infatti questa lapide, che non è bio nel museo, è ancora attaccata alla chiesa del Carmine quando si entra sulla destra, sulla parete di destra. Quindi scusi, aveva questo privilegio la famiglia Palumbo di poter avere... No, lo potevano avere anche le altre famiglie, ma chieda di Antonio Cortada, che era spagnolo. Beh, certo, o chieda di Calderon della Barca. Una volta estinte le famiglie, piano, e scalzate gli spagnoli, sì, da qui, evidentemente andarono a chiedere male. Quindi nonostante l'editto di Saint-Cloud, Napoleone ancora mettevano i morti nelle chiese. La tomba dei Palumbo, della quale sto parlando, era del 1681 e fu data al capitano Antonio Palumbo, che era primarius tormentorum arces, cioè a dire il primario liberator, primarius liberator, quindi il primo direttore del tiro delle artiglierie, tormentorum delle artiglierie della rocca, però poi è rimasta lì, quindi tutto questo nel... Però abbiamo recuperato altre cose. Venire da padre, da Monsignor Garcia, allora arciprete, dico, ma tutti questi paramenti che voi avete qui, che vanno logorandosi perché venivano conservati, evidentemente piegati nei cassetti. Ma con la naftalina o senza naftalina? Questo non lo so. Perché? Loro, le signore, possono correggermi. Questi paramenti serici o di raso erano preziosi, tenuti piegati per intere annate, dove c'era la piega, anche perché il tessuto era composto da laminati d'argento o d'oro più la setteria che veniva impiegata. Cioè, Alberto, eravamo compagni di infanzia con il signor Garcia, sì. Dico, Alfredo, te le do, mettetela. E infatti me le diede. Recuperammo la famosa Tesla del sabato. Di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Però, logo locale, Palazzo Ferreri, via Roma, di fronte, di rimpetto all'attuale Palazzo San Biagio. Quindi palazzo barocco, barocchetto spagnolo, documentato, diciamo così, dalla iscrizione che c'è nella chiave dell'arco di ingresso, 1724. Quindi un palazzo era antico. E cosa facciamo? Vorrei in affitto, l'abbiamo tenuto per 13 anni. A un certo punto è accaduto che lo acquistò Oreste Giannino, l'antiquario, a mia madre Lassari. Ma come facciamo? Dove metto tutte queste cose? Perché erano già parecchie. Ci pensiamo noi. Il comune sempre. Ci pensiamo noi. Dove l'ho già accennato l'altra volta, ma sì, la vediamo. Ripetizione può essere utile. Ripetite se di sei per stufante. Va bene. La chiamata della Ube Maior Minocessa. Dove c'era? Ube Maior Minocessa. Magari tu latino, ci lo so. Vabbè, bravo. Vabbè, manca Maior, che Maior è Ido, sempre Ido. E allora, che cosa è successo? Dove? In quel casolare,
Ah, il San Lorenzo. Qui è San Lorenzo, umido, malandato, finestre sconnesse, quindi umidità. E come facciamo? Io mi intese perso. Cosa facciamo? Io ho restituito agli enti di provenienza tutte queste cose. Fortunatamente la collaborazione di Tullio Marcon, che faceva parte della storia patria, mi giovò. Perché disse Tullio, ma tutte queste lapide don male, dove le mettiamo? Un monumento, là, l'angolo del sarcofago del monumento a Landogna, sì. Conte Sancho Landogna, 1437, era l'unico monumento che c'era. Di marmo che c'era da Augusto. Dire, era sdraiato sul... Sdraiato. Lo stile di allora, sì, 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 perché sì. Prima del 400 le immagini scolpite venivano messe in stato supino, mentre poi col 400-500 cambiarono un poco la positura. Quindi questo, poi il monumento fu rotto, disperso. Ed è, abbiamo semplicemente le fotografie, un pezzo angolare del sarcofago. Dico perché, non solo, ma quando ancora il monumento, mi permetto di dire, era in vita, sì. Mi rivolsi a Monsignor Cannavà, allora arciprete. Dico, arciprete, lo recuperiamo, mettiamo nella chiesa. Tanto Landogna, perché era sepolto nel chiostro di Domenica? San Domenico. Perché Landogna diede in dono al convento dei Domenicani un terreno che faceva parte della sua giurisdizione come comandante della Piazza Forte. Infatti Isabellam Donavit ci è detto in un documento che abbiamo in biblioteca. Isabellam Donavit. Dico, mettiamo di nuovo niente canaglia, se siamo tutti. Vabbè. E allora ho rimediai immediatamente con il comune. Dico, signor sindaco, sto monumento abbandonato nel chiostro, lo pigliamo, lo mettiamo a posto e lo mettiamo in fondo alla prima rampa dello scalone del palazzo di città. Ah, sarendo, sì, sarebbe stato bellissimo, bellissimo, certo, l'idea. Non voglio fare cose molto retoriche, ma voi altri che in parte conoscete la nicchia di Samotracia a Lubro, dove è messa in fondo a un corridoio e troneggia tutto lo spazio. Una bella gradinata, mettiamolo. Questo monumento fu abbandonato lì e poi in vista di tanti rifacimenti, è stato distrutto materialmente. Sì, sì. Allora, ed è un monumento interessante. Come tutte le cose di Augusta, professore. Meno male che la porta spagnola è rimasta. Una volta privato dei locali, sono rimasto all'asciutto, niente. Non mi sono potuto muovere più. Come istituzione museale, come istituzione museale. Però c'era sempre qualche cosa che ferveva, ma l'orientamento politico, sto attento nel parlare, perché non voglio creare fratture o incrinature nell'organizzazione politica della città. A un certo punto dice, facciamo e vediamo. C'è la biblioteca sgombra, perché la biblioteca era fatiscente. Sì. E come facciamo? I locali vengono assegnati al museo. Questo qualche anno fa, giusto? Questo nel 2012. Dico, ma scusate, vi ho chiesto il locale e mi date questi. No, va bene, non ha importanza. Intanto facciamo, andiamo a mettere le lastre e tutti i residui, i reperti marmorei. Mentre libera. Non potevano essere collegati. No, non c'erano più. Scusa, la biblioteca dov'è? Era stata già sgombrata perché era, ci pioveva. Era pioveva. Poi dopo l'hanno sistemato. Okay. Perciò, allora, devo dire che parlo personalmente, io sono stato ingannato perché mi avete detto che i locali c'erano
mm-hmm. e che quindi potevamo continuare a svolgere l'attività. I locali non c'erano, perché fino a 3-4 mesi addietro il comune ha disposto lo sgombero del materiale cartaceo che era ancora nella biblioteca. Io non so come andava a fare. Ecco la politica. La politica, lo dico senza cattiveria, ma risentito per lo schiaffo di cui parla il professore Casole. Risentito per questo. Signor dottor avvocato Carruba, dottor Carruba, dottore, bravo. Non facciamo confusione, ecco, mi fa... Schino Meschino si sente meno amato, poi l'avvocato Iano Carruba, Iano Carruba che è vero avvocato, che è vero, cioè, avvocato, però attività forense, ritenuto, professore, scusa l'anderrombo, vuoi cantare o no? Ma sì, voglio cantare, non ce la facciamo, no, non ce la facciamo, ma una minuto. Cosa gli ha da dire, professore Carruba, ma se ricordi sempre che 25.000 augustani l'hanno votato, ma sapete, ma perché? Appunto, e perché non è che c'è chiuso solo a fare un sinno? Vabbè, 25.000 stai su, lascia perdere. 20.000? Ma non furono tutti, furono sì, che più picca. Poi ne parliamo. Vabbè. Poi ne parliamo. Avvocato, facciamo così. Per favore. Mimmo, per favore. Stiamo parlando di una cosa seria. Mimmo, per favore. Che riguarda una istituzione del comune. No. Allora, appunto, oggi è finito. Il provvedimento adottato dal sindaco, quale fu? Essendo disponibili i locali della ex biblioteca, il museo viene ricostituito con tutte le pecche che ci sono e c'erano e ancora durano. Ma ritenuto che è necessario nominare un nuovo direttore, dice lo nomino la persona di Tizio. Dico scusi, ma io dopo 13 anni che ho tenuto il museo, da dire qualcosa, dico, vi ringraziamo, c'è, niente in senso assoluto, che proprio una maleducazione istituzionale, se non altro, oltre che uno sgarbo anche sul piano dell'educazione, che io, proprio tanto che io ironizzando su me stesso, dico, l'unica cosa che ci aveva regnato io in questo periodo di tempo è stata una medaglia d'argento conferita dal Ministero della Pubblica Istruzione. E meno male. Io meno, sono medaglia meno male, a meno ci disse. Io, ma dopo tutto ciò che hai fatto e affronta come ti ha dato, per lo meno, ma potevano canciare e mi davano d'oro. Ironicamente, dico, autoironica. Benissimo. Bene, a questo punto viene Nauso e vengo sostituito da una persona che non è neanche il titolo, non ha niente. Niente, infatti. Quindi una scelta politica becera, tra l'altro, da questo punto di vista. Questo è il ringraziamento dato dall'amministrazione comunale dopo 40 anni di attività svolta con efficacia, dico con efficacia, con passione. Ma sa come la vita è fatta così, anche di delusione e di schiaffi. Si tratta soprattutto di saperle sopportare. Bene. Io lo so sopportare. Benissimo. Perché c'è una cosa, finisco. Prego. C'è una cosa. Le città, i paesi, non sono fatti soltanto dall'autorità, sono fatti dalla voce popolare. E la voce popolare è la ministra del riconoscimento che va dato e conferito, riconosciuto alle persone che si sono occupate. Va bene, io ringrazio la professor Renno, c'è un applauso. Grazie professore. Scaturito spontaneamente, vi devo dire a onor del vero che era nell'unico schiaffo, poi vediamo se possiamo continuare su questo filone, questo racconto, il mito vuol dire appunto racconto, abbiamo detto prima, dobbiamo chiudere però. Adesso vediamo in bellezza con un canto, ci canti qualcosa. E quindi Mimmo, poi evidentemente lo rincontreremo in un'altra occasione, poi abbiamo detto che forse dobbiamo organizzare spaghetti e musica, spaghetti western e musica, spaghetti nostri siciliani. Dato che il professore ha fatto un così carrellata possiamo lanciare anche qualche ricetta prossimamente. Sì, appunto, ma però bisogna mangiare. La ricetta paisa la carrettiera. Ma ci vuole, bisogna mangiare però. No, stavo cercando di dire qualche piatto per ispirarlo a cantare qualche canzone inerente al... Vediamo che dice la cosa sereno. Questo
Questo sì. Duello. Ecco. Va bene. Professore, volevo dire, dico, dopo lei che ha fatto questa carrellata di cultura siciliana, sì, non possiamo non concludere con una bella canzone siciliana. Allora, aspetta, facciamo una cosa. Preparati, fai un sottofondo musicale, Davide Maria Carmelo, mentre tu fai il sottofondo, ci dice il suo aforisma, vi ricordo il libro di Ugo Passanisi, Noi, quelli della quarta sponda. Io ringrazio naturalmente tutti loro, Davide Maria Carmelo, Lucio Lea, Paolo Salerno. Vediamo se possiamo riprendere questo racconto. Ora ci organizziamo. Intanto mi pare che, non so se faremo, ci sarà, perché abbiamo la cena a Pasqua nel mezzo, quindi ci vedremo il 24 qui, sempre dal piccolo del Teatro Stabile di Augusta. Noi ringraziamo con tutto il cuore Mauro Italia e tutti i soci e gli amici, grazie, che appunto ci consentono grazie questa location. 24 abbiamo il gobbo da quella parte. Il gobbo abbiamo anche noi. È solo che in bianco e nero. Il 18 ottobre. Ecco, sì, mi stanno suggerendo di dire che la location è via 10 ottobre 36 di Augusta, perché ovviamente lo diciamo che il teatro, l'abbiamo detto sia nella prima puntata, è fatto da persone che danno il loro apporto assolutamente gratuito, però c'è un costo e quindi il locale si presta ovviamente per incontri di vario genere, spettacoli, concerti. Domani qui, mentre noi stiamo registrando, ma domani qui 12 sarà un concerto di Renato Zero nelle vesti ovviamente del nostro concittadino Massimo Innotta, e poi altri con il tenore Aldo Platanini, insomma, poi anche Pierpaolo Saraceno, mi pare un attore di Augusta, e chi più ne ha più ne metta. Quindi Nunzio, io credo che possiamo a Palermo, per congelarsi spesso si usa dire agnello e sugo e finivo vattivo. Va bene, agnello e sugo, allora, e grazie, il battesimo. Grazie a tutti voi, da Giorgio Casole, grazie a tutti loro, ci congediamo con prima l'aforisma di Davide Maria Carmelo. Allora, citando lo schiaffo dell'avvocato, che ha subito che l'avvocato, ha subito l'avvocato. All'avvocato, all'avvocato che ha subito. Ne ho in mente una sullo spoil system. Giusto, perché, però attenzione, che l'inglese non lo vuole sentire. Non lo so. Allora, lo spoil system in due parole significa che quando uno va al potere cambia completamente tutti i dipendenti. È un po' come l'effetto spoglia domino. Permettete, il tempo è proprio questo, tempo micidiale. Perché il tempo, quali sono i personaggi di questa città? Quali sono? Lo posso chiedere, certo. Chi sono? Quelli che sono, che ci dirigono. Allora, se mi consentite, vorrei concludere così. In tempore plenarum, omnia strunsa natante. Tutti, e si capisce, questo non c'è bisogno di traduzione. Elegante, ma noi tutti l'hanno capito, per senso, no? Cristina, l'abbiamo capito tutti. Arriva. Tutti gli stronzi che galleggiano, insomma. Detto per essere chiaro. Vabbè, ma insomma, sai, magari attraverso l'audio. Primo, a te. È una caratteristica dello Giorgio, scusa. Lui che ha 25 metri di nome, Mario. Ma l'aforismo non l'ha letto. Non l'ha letto. L'aforismo deve leggere. Ragione. Non l'ha letto. Lo deve leggere. Ma lo legge. Ma poi Mario Ortizzi. Davide Maria Carmelo. Senti, Davide. Ma lo legge a letto o seduto? Seduto, perché seduto, non entra. Sì, lo leggo da seduto. Vai. Lo spoil system è l'acquartieramento dei retroscenisti delle varie cariche pubbliche su nomine fiduciarie. Su nomine fiduciarie, va bene. Cioè, dentro da parte. Che cosa ci vuoi sentire? Io non ho capito quello. Va bene, lascia bene. Poi ti faccio il disegnino alla pagina 7-7. Lui sintetizza. Poi lui sintetizza. Conia termini nuovi. Tu continua che ne dico un altro sulla no, musica. No, dico, era fatta dello schiaffo. Dopo c'è un altro schiaffo, ne parliamo dopo. Non ho capito. Non è stato, ma lui vuole intendere. Il professore diceva, ha detto fuist. No, lascia vedere. Querunt, cos'era? Bravo, mi sa tu ricordo latino. Come? Si ricorda il latino, ho passato il remoto, dove verbo perfetto. Gimere in gimere, professore. Senti,
ci vuoi ascoltare la canzone? Se lui finisce sto monologo, un altro aforisma c'è. Quello non l'abbiamo capito. Volevo dire in sostanza un po' troppo detto. Quando uno piglia il potere, piglia il potere. Pensavo che fosse una continuazione di quello che avesse detto il professor Latino. Hai capito? No, ma chi vuole? Se ne era chi? Non ho capito. No, ma chi vuole? Che hanno dato un po'. La musica usa la grammatica dei suoni. La fotografia usa la grammatica della luce. Il linguaggio usa la grammatica della logica. La pittura usa la grammatica dei colori. Dei colori, giusto. Ora potremmo dire, visto che si parlava dei poteri, il potere usa la grammatica dei. La grammatica degli stronzi. Va bene, va bene, va bene. Cosa ci canti? Cosa ci canti? Gli stronzi. Forza, dai, dai. Lo sapete l'amore, cavallo? Non lo sapete quanto va di sio? Non lo sapete come soffro e staio? Quando per un momento io non vivio. Vincia di mamma mia, una vampacciaio. E lume cori e fascio e non mio. Se moro un paradiso non ci vaio. Picchi pa mari a voi. Non penso a Dio. E voi, sapendo st'amore e sti pene, morire mi lasciate come un cane. Ma oggi, se tu c'è come ci atteni, spero di cominciare vedo domani. Che non mi amati a più, vi voglio bene, e che vorreste scingere se mani. Non mi lasciate amore, na stipeni, picchi siti per mia, l'acqua e lupa. Bene, bene. Grazie a Mimmo Bertoni, grazie, buona Pasqua, grazie.